Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del canale. Io sono Anonimo e oggi parleremo di Helldivers 2, per essere più precisi una specie di setup, non proprio una vera e propria build. Come sapete da poco sono usciti i mech e diciamo che hanno i loro pro e i loro contro. E oggi vedremo un po' come sistemare il setup di, per l'appunto, questo stratagemma in modo che si sposi bene con altre tattiche. Ma prima di cominciare il video, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like e possibilmente anche di andare sotto qui in descrizione per vedere gli altri link, tra cui anche Twitch. E mi farebbe molto piacere in effetti avere del sostegno, anche perché siamo quasi ai 300 iscritti. Ma ad ogni modo direi che possiamo cominciare con questo video. Prima di tutto parliamo dello stratagemma per sé, l'Exo 45 esoscheletro Patriot o Patriot. Tra un po' ne dovrebbe raggiungere un altro, ma non sono sicuro di quando accadrà questa cosa. Questo mech è equipaggiato con una minigun perforante media, essendo che non perfora i nemici giganti, e dei missili ad alto potenziale esplosivo, e sembrano essere anche questi abbastanza perforanti, essendo che i nemici molto corazzati ne soffrono abbastanza. Addirittura alcuni vengono one-shottati direttamente sul punto debole. Ora, una cosa da tenere in conto di questo stratagemma è il fatto che è sì forte per quanto riguarda la potenza di fuoco e tutto il resto, ma a due contro. È estremamente delicato, sia per alcuni bug, ma sia anche in realtà per il fatto che si becca tipo uno o due missili e muore purtroppo. E due, è abbastanza lento, quindi bisogna usarlo con abbastanza saggezza. Ne avremo solo due a disposizione, non ricaricabili. E secondo me sarà molto opportuno usarli durante una specie di difesa o durante un'offensiva, diciamo, a una base nemica o quel che volete. Basta per coprire anche i compagni. Tenendo conto anche contro quali nemici stiamo andando incontro, diciamo che i terminidi sono quelli un po' meno forti, o comunque quelli meno scassa bolas, essendo che ai mob un pochino più forti gli hanno diminuito il numero di spawn e tutto il resto, e quindi risulta essere un pochino più semplice muoversi anche in squadra o più o meno in solitaria, se proprio siete tanto avventurosi. Se andiamo tipo contro gli automaton, allora dobbiamo stare attenti, perché ci verranno addosso proiettili, anche tizi corpo a corpo, granate, cannoni, carri armati e tutto il resto dell'arsenale armeno. Le build che uso per questo mech sono principalmente due, o comunque setup più che build. Variano in base a quale nemico vado o come, diciamo, è strutturata la missione, perché può essere anche una difesa, in quel caso sappiamo bene che porterò un pochino più di torrette. Ma concluse le varie, diciamo, spiegazioni molto basiche, io passerei direttamente a un setup personale. Ovviamente potete testarlo, potete addirittura modificarlo, e vi raccomando di dirmi qua sotto nei commenti come avreste fatto voi questo setup per il mech. Ma se vogliamo tipo un setup contro i terminidi, allora, beh, prima di tutto ovviamente mettiamo il nostro mech e quindi avremo già uno slot occupato. Ce ne restano dunque tre. In uno slot vi consiglio di mettere una bomba da 500 kg, essendo che è molto utile. Certo, non ha una gran portata, ma comunque il danno che infligge, il fatto che si può ricaricare e ne possiamo avere due a endgame, diciamo che è molto comodo e può essere molto utile anche solo per coprirci un po' le chiappette. Certo, potrete usare anche come alternativa l'attacco aereo con Napalm Eagle, oppure la bomba a grappolo Eagle, se proprio sono orde di nemici e volete tipo ritirarvi o fare fuoco di copertura. Anche l'attacco aereo Eagle normale, dove ci sono bombe semplici, però è a catena, può essere utile sia per distruggere basi, ma anche per fare una specie di mezza copertura da dei nemici un pochino più forti. Invece non vogliamo usare molto gli Eagle e vogliamo usare, non lo so, un orbitale di qualunque tipo, allora le opzioni un po' si riducono, essendo che non tutti gli orbitali purtroppo sono straforti e molti sono occasionali. Tipo abbiamo il laser orbitale che sì, è molto forte, rilascia il fuoco per terra, fa fuori i nemici e va a ricerca, ma purtroppo al momento abbiamo solo tre cariche, di cui richiederanno un cooldown l'una dall'altra. Dopo queste tre cariche purtroppo non ci si può ricaricare questo laser. Potremmo anche portarci il cannone a rotaia orbitale se consideriamo un nemico troppo forte, ma avendo un mech direi che se becchiamo bene, considerando anche che tra un po' dovrebbero nerfare i nemici un po' troppo pesanti, allora forse non è troppo utile al momento. Un'altra cosa molto utile potrebbe essere invece l'attacco orbitale con esplosione aerea. Questo è molto conveniente per quanto riguarda varie orde e tutto il resto,
perché non spara degli esplosivi troppo forti. Ovviamente non è che ci avviciniamo e tipo gli diamo batti 5 al proiettile. Però se vi stanno inseguendo o se vi stanno arrivando addosso delle orde di nemici non troppo, diciamo, corazzati, allora questa è una buona opzione, anche perché sparerà 3 volte nello stesso punto, comunque nella stessa area, per l'appunto terminare vari nemici. Questa, a differenza del laser, ovviamente avrà un cooldown e non ha bisogno di ricariche vere e proprie. Passando invece alle armi di supporto varie, beh, abbiamo una vasta scelta. Questa è più una preferenza vostra, come anche le armi primarie e secondarie. Può andare dalla mitragliatrice di base che vi danno praticamente all'inizio gioco. Il cannone a rotaia è stato nerfato, ma diciamo che con i vari nerf anche dei nemici in arrivo forse potrebbe tornare a sprendere un pochino, anche se fa abbastanza fatica a volte a perforare. Se vogliamo andare sul sicuro, allora utilizzeremo o il fulminatore o il lanciafiamme. Questo dipende sia contro quali nemici stiamo, ma sia anche un pochino sul nostro stile di gioco, essendo che il fulminatore richiede una carica, invece il lanciafiamme è un fuoco diretto col caricatore. Converrebbe anche portare, soprattutto contro gli automaton, il pacchetto generatore di scudi, ma anche lo scudo che è piazzabile, il relay, perché in effetti quando ci lanceranno missili o proiettili, quello scudo ci defletterà i colpi in arrivo. Stessa cosa vale per quello piazzabile fisso, cioè se ci entriamo dentro con il mech potremo sparare dall'interno al sicuro dai vari proiettili e missili nemici in arrivo. Allora, andando contro gli automaton, come ho già detto prima, avevo bisogno prima di tutto di un'arma di supporto. La mitragliatrice iniziale, cannone automatico, cannone a rotaia, fucile senza rinculo o comunque anche l'anticarro consumabile e addirittura il fucile antimateriale sono delle buone opzioni. Ma un'altra arma di cui non vedo spesso parlare, ma che è comunque è molto riconosciuta per essere, diciamo, decentemente forte, dipende da come la si usa, è il fulminatore. Questa funziona sia contro gli automaton sia contro i termiti, essendo che prende un nemico dopo l'altro con la scossa elettrica. Ovviamente state attenti ai vostri alleati perché sta roba può team killare, diciamo. Inoltre ignorerà per lo più la corazza dei nemici. Certo, ci vorranno un bel po' di colpi ai nemici più potenti e dipende anche dove mirate, perché mirando potremo beccare i punti deboli. Ma tutto sommato, dopo un bel po' di colpi e il fatto che ha praticamente alla carica infinita, beh, è un'arma molto conveniente e secondo me merita molto. Il pacchetto generatore di scudi ci servirà contro missili e proiettili degli automaton, che stranamente potranno proteggere il nostro mech da, per l'appunto, missili e proiettili. Potrebbero deflettare addirittura un missile che poteva one-shottarvi, ma purtroppo una volta levato ci vorrà un po' di tempo per ricaricarlo e il nostro mech rimarrà vulnerabile per un po' a vari colpi, a meno che non hanno o una brutta mira o non li avrete già ammazzati. Tra mech, arma di supporto e forse anche lo zaino che comprende lo scudo, passiamo a varie cose offensive, sempre per quanto riguarda il setup per gli automaton. Come ho già detto, un attacco orbitale con esplosione aerea oppure il laser orbitale sono, diciamo, tra i migliori. Anche lo sbarramento orbitale mobile può essere utile se dovete, per l'appunto, avanzare, ma questo ve lo raccomando di più se siete in duo o in squadra. Se invece non volete l'orbitale, l'attacco aereo Eagle normale può essere utile, ma anche il grappolo non è una cosa da sottovalutare. Forse non ammazza tutti i nemici, ma un'ampia area e spara più volte. Inoltre ne avremo tipo 4-5 cariche, dipende se siete arrivati al massimo potenziamento degli Eagle, e quindi possiamo più o meno spammarlo. Ma come dimenticarsi anche della bomba Eagle da 500 kg, che, beh, non c'è nulla da dire se non mettetevi al riparo, sperate di non ammazzare nessun alleato, dobbiamo ammazzarvi voi da soli, e sperate anche di prendere i nemici perché la portata purtroppo lascia un po' desiderare nonostante la potenza. Ora, per quanto riguarda le varie difese, che siano automaton o gli insetti, beh, ovviamente ci porteremo il nostro mech perché non può mai mancare, ci porteremo possibilmente il pacchetto generatore di scudi, perché sì, ci servirà sia per proteggere i mech dai proiettili, ma nel caso anche a proteggerci noi stessi da corpo a corpo o altri colpi in arrivo. E per gli altri 2 slot io vi consiglierei moltissimo la sentinella cannone automatico o la sentinella con razzi. O se non volete usare la sentinella con razzi, allora una bomba a grappolo Eagle. Certo, la zona di difesa è molto ristretta, ma questa cosa qui può ripulire facilmente il campo. Nel caso potreste anche usare campi di mine incendiari o normali, perché convengono sempre. Dovrete stare attenti sia quando li piazzate, sia quando i vostri compagni ci vanno vicino, o quando voi stessi ci andrete vicino, perché sono molto pericolose. Ma siamo arrivati finalmente alla fine di questo video. Non so quanto lungo o corto verrà, vedremo un po'. Spero che vi sia piaciuto questo, diciamo, primo video vero e proprio delle build o setup
di Helldivers, non so come chiamarle ancora, se build o setup. Non vi ho nominato né primarie né secondarie né altro in questo video perché, come ho già detto, ognuno sceglie quella sua, come anche per le armature. Io nel mio caso scelgo sempre l'armatura che al 50% mi faccia sopravvivere danni letali e di impedire il danno da sanguinamento. Questo però è il mio caso, potreste usare anche un'armatura leggera, un'armatura media, un'armatura pesante con passive sempre più diverse e poi comunque in futuro potrebbero uscirne sempre di più, chi lo sa. Certo, il mech ha piccoli difetti che, per l'appunto viene one shottato quasi. Vedo un sacco di gente però lamentarsi della propria resistenza al danno, quando invece a volte semplicemente basterebbe non andare subito in campo aperto, perché il gioco è tattico, questo è un consiglio che vi do. Il gioco è tattico, aspettate quanto i compagni vi coprano. Se siete da soli, allora aspettate semplicemente il momento giusto. Avete 40-42 minuti di tempo per andare fino alla fine della missione, quindi nessuno vi sta correndo dietro. Certo, se la missione è quella blitz, tipo cerca e distruggi le basi nemiche barra i nidi, oppure quella del difendere una certa zona, allora lì, vabbè. Là si va in base a quello che si ha, tipo nelle blitz io non userei quasi mai il mech, a meno che non voglio un po' cazzeggiare. Però lì userei solo bombardamenti, così mi sbrigo, me ne vado alle stazioni, è fatto. Ma un consiglio d'oro che vi do quando, ad esempio, si scarica la batteria dello scudo, oppure lo scudo piazzabile fisso si scarica o scompare o viene distrutto, è di andare o al riparo o semplicemente fare fuoco di copertura. Il mech sarà pur lento, ma si può muovere anche di lato, dietro, davanti, quindi praticamente sì. Avete almeno una piccola chance che vi possano mancare. Anche perché vi consiglio soprattutto di mirare ai nemici molto più forti, quelli che vi stanno lanciando o i missili o altro. Se invece siamo contro i Terminidi, i Titani oppure gli Arieti potrebbero essere, diciamo, il vostro problema maggiore. Ma addirittura gli Arieti col corpo a corpo del mech, che sarebbe una specie di stomp a terra, due colpi e vanno giù. Forse uno, visto che li hanno nerfati, ma non lo so. Ad ogni modo, io termino qui veramente il video. Spero che vi sia piaciuto, spero che iscriverete, metterete like e controllerete anche i link qua sotto in descrizione. Io vi aspetto come al solito in live, vi ringrazio per tutto il sostegno che mi state dando, visto che siamo quasi a 300, e ci vediamo a un prossimo video che sia una build di Warframe o un video, chi lo sa, giusto per ridere, un gameplay, e così via dicendo. Io gamers del Divers direi che vi auguro una buona battaglia e un buon game. Salve a tutti e buona democrazia.